was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. Da poche ore a Biella è cominciata la maturità 2019. Ben 1273 studenti biellesi hanno varcato la soglia e le porte degli istituti scolastici del nostro territorio. L'emozione era palpabile, la prima prova, come ben sapete, non si scorda quasi mai, e siamo qui davanti al liceo scientifico Maria Avogadro di Biella ad aspettare che i nostri studenti escano per confidarci le loro prime impressioni. Grande curiosità hanno anche destato le tracce d'esame, forse un po' meno scolastiche e molto di attualità, però non si può dire che non siano stati originali, anzi, ricordiamo che per l'analisi del testo c'è stata la poesia Risvegli di Giuseppe Ungaretti, il testo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, solo per citare alcuni esempi. Per il saggio breve non va dimenticato Corrado Staiano e la cultura italiana del Novecento, e poi hanno parlato dell'importanza del patrimonio culturale, partendo da un libro di Tommaso Montanari. Poi un pizzico magari di fantasia, filosofia, artistico, L'illusione della conoscenza, dei brani tratti da Steven Sloman e Philip Pembark. Infine, non potevano mancare le tracce di attualità. Si è parlato molto del discorso del trentennale dell'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa all'opera della mafia, e poi sport e storia unite per parlare della vittoria del Tour de France di Gino Bartali, l'inimenticabile ciclista italiano. Nonostante qualche ritardo sulla tabella di marcia, gli studenti biellesi hanno cominciato alla grande la loro prima prova della maturità. C'è chi, come Riccardo, ha finito prima ed è stato il primo studente del liceo scientifico a uscire dalla struttura e a confidarci le sue impressioni. Ma la prova comunque a me personalmente è andata abbastanza bene, perché comunque sapevo quale tipologia svolgere, perché diciamo che sono più preparato sulla tipologia di tipo argomentativo del tipo d'attualità, in particolare ho scelto quella riguardo allo sport e la storia. Però è andata globalmente bene, sono soddisfatto. Allora, è andata abbastanza bene, diciamo che i temi non erano proprio bellissimi, non hanno rispettato le nostre aspettative, e io ho scelto la tipologia B, che riguardava appunto le innovazioni del Novecento, e adesso domani avremo la seconda prova, ma quello che mi preoccupa di più è l'orale, speriamo in bene. Io invece l'ho trovata abbastanza difficile, le tracce anche, nel senso mi aspettavo fossero temi più facili da trattare, e ho scelto la tipologia B2 che parlava delle esplosioni nucleari che sono avvenute nel 1954 e quindi delle applicazioni della scienza in ambito anche tecnologico. Andata bene, devo dire, ho scelto la traccia C1, quella sulla mafia, e spero sia andata bene. Ho scelto la traccia B2, quindi parlava della tecnologia. La possibilità di scrivere era molta, perché c'erano praticamente 150 anni di storia o anche più di innovazione tecnologica, per cui si poteva spaziare veramente in molti ambiti, quindi sono riuscito a scrivere molto, molto relativo anche alla tecnologia, che è un ambito nel quale mi districo abbastanza bene, comunque mi piace e sono fiducioso del risultato. Siamo al liceo Gicussella di Biella, anche qui è tempo di maturità. Ricordiamo che quest'anno la maturità 2019 presenta alcune novità. Non ci sarà più il temuto quizzone come terza prova, e soprattutto non ci sarà la tesina, che forse per qualcuno poteva essere un motivo per poter dire qualcosa che gli piaceva, degli argomenti fatti durante l'anno. Si parlerà di alternanza scuola-lavoro, si parlerà di cittadini e costituzione, tra le tante domande, e soprattutto si sorteggerà a sorte l'argomento da cui si partirà all'orale attraverso queste famose tre buste. Ma ora andiamo a sentire cosa ci dicono gli studenti del Gicussella sulla prima prova. In questa prima prova ho scelto la traccia 1, che parlava appunto dell'analisi del testo di Ungaretti, e penso sia andata abbastanza bene, mi sono venuti molti collegamenti e quindi spero che sia inerente a quello che chiedeva la traccia. Ho scelto la traccia C2 sul rapporto tra sport, società e storia. È andata bene, per fortuna, pensavo peggio, quindi sono contenta. Allora, io ho scelto la traccia B2 sul patrimonio culturale artistico. Sinceramente pensavo peggio per quanto riguarda le tracce, ho avuto un po' di panico quando le ho lette, però diciamo che poi ho trovato quella giusta. Allora, io ho fatto la A1, che è l'analisi del testo di Ungaretti, ma non è andata male, diciamo che meno male che avevo ripassato Ungaretti, così sono riuscita a scrivere qualcosa.
E... ecco, io non avevo ripassato Ungaretti e infatti ho fatto la C2, che è sport e storia, e praticamente ho parlato un po' di come cambia lo sport in tutto il percorso della storia. E non è andata male. Devo andare peggio. E all'Ispussella com'è andata invece? Io ho scelto la tipologia B. Penso che sia andata bene perché ho trovato i temi coerenti con le simulazioni che sono state proposte durante l'anno. Ho scelto la tipologia B anch'io e penso sia andata bene perché anche secondo me erano dei temi che va molto bene con le tematiche attuali o che si sposano bene con i pensieri dei giovani di oggi, e quindi sono riuscito a parlare molto di questa cosa, una cosa di pensieri già miei, e quindi direi che secondo me è andata bene, spero. Allora, ho scelto la tipologia C2, che era il tema sulla relazione tra sport, cultura e storia. Quindi ho parlato delle Olimpiadi del 68 in Messico e di un libro che avevo letto sulla storia di una ragazzina somala con la passione per la corsa. La prima prova è andata ed è stata archiviata, ma adesso di cos'è che hai paura? La seconda prova credo faccia paura più o meno a tutti, matematica e fisica fa sicuramente paura. L'orale nuovo un po' mi spaventa, ma sono sereno da un altro punto di vista e quindi andrò sereno con quello che so, perché tanto ormai è quello lì, e matematica che dice la mandibola. Ho paura della seconda prova, tanto, però spero vada bene, nel senso, speriamo. Ora penso che la parte più difficile sia la prova orale, perché la seconda prova alla fine sarà molto simile, solo in lingua straniera, cioè inglese e tedesco per me, speriamo vada bene. L'orale è la cosa che mi spaventa di più, ma perché è una cosa nuova, in quanto dobbiamo fare noi dei collegamenti in tutte le materie, e anche lì spero di riuscire a cavarmela. Comunque ci siamo esercitati un po' durante la fine dell'anno, anche i professori, comunque anche per i professori è una cosa nuova, e quindi vedremo anche loro come la gestiranno. Allora, a me non spaventa la seconda prova, diciamo, perché comunque tutto l'anno che ci alleniamo a fare analisi del testo e testi in lingua. Io ho spagnolo e inglese, tu hai francese? Io spagnolo. Spagnolo, inglese. Inglese e tedesco. E sinceramente ho un pochino paura su inglese, perché diciamo che le comprensioni sono abbastanza difficili, però speriamo che sia semplice. Ho paura principalmente dell'orale, perché è un po' come lanciare i dadi a scatola chiusa, nel senso che ti presenti ed estraendo la lettera un po' casualmente gli argomenti potrebbero essere sì coerenti, ma allo stesso tempo difficili da collegare, ecco. Sono stata estratta per prima l'orale, quindi quella è la mia paura, e anche domani sarà tosta per matematica e fisica, specialmente fisica. Paura abbastanza più per la seconda prova che per l'orale, perché noi dello scientifico abbiamo questa nuova prova di matematica e fisica che è tutta molto un mistero, però basta prepararsi e dovrebbe essere più che a posto anche quella.